Un giovane discepolo chiedeva al suo Abba, al padre del deserto, al suo padre spirituale, a colui che l'accompagnava nel cammino spirituale: cos'è la cosa più difficile nella nostra vita, nella vita dei monaci, nella vita spirituale, nella vita concreta di noi monaci? L'anziano risponde al discepolo, al giovane: pregare. La preghiera. La preghiera è la cosa più difficile. È un combattimento che termina con l'ultimo respiro della nostra vita. È vero, la preghiera è difficilissima. Oggi il Signore stesso apre il Vangelo e apre il significato, il senso profondo della parabola, perché essa serve a spiegare che cosa sia la preghiera e perché è necessario pregare sempre, senza stancarsi. Senza sosta e senza stancarsi. È difficilissimo, magari leggere la vita di un santo, leggere anche la scrittura, scrutarla, meditarla, è ancora un esercizio non così difficile, se vogliamo anche alle volte gratificante. Senti che magari il Signore ti parla, eccetera, vedi cose, connessioni, illuminano la tua vita. Alle volte anche questo è molto difficile, c'è molta aridità, ma la preghiera di contemplazione, la preghiera dove tu ti metti davanti al Santissimo, davanti al Signore e dici: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. La preghiera umile, semplice, nuda davanti a Lui. La preghiera vera, autentica, che innerva ogni istante della nostra vita. Quella è veramente difficile. Quella è quasi impossibile. Ed è difficilissimo pregare sempre, senza sosta, e senza stancarsi di pregare, cioè senza smettere di pregare. Infatti la prima lettura parla proprio di una stanchezza possibile, anzi che è stata, di Mosè. Mosè, figura di Gesù Cristo, intercede per il popolo che combatte contro Amalek, contro il nemico, e deve essere sostenuto, sostenuto dai suoi fratelli e sostenuto anche da una pietra, sostenuto dalla roccia della fede, dove appoggiare le sue braccia perché restino distese. In preghiera, in orazione, intercedendo. Immagine bellissima e profetica di nostro Signore Gesù Cristo crocifisso. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questa è la fonte di ogni nostra preghiera quotidiana, di ogni nostra preghiera secondo dopo secondo, istante dopo istante, respiro dopo respiro. Pregare sempre senza stancarsi, che ripeterà anche San Paolo, è il fondamento della filocalia, di questa ricerca della Chiesa orientale, ortodossa, di pregare sempre senza stancarsi, sino alla preghiera del pellegrino russo. Vi raccomando di leggere e rileggere i racconti di un pellegrino russo. Bellissimo. Che racconta e spiega e ci introduce alla preghiera del cuore: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccato. Questo al ritmo del respiro: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore, perché sono un peccatore. Questo è il punto. Non sappiamo cosa facciamo, perché c'è un nemico che ci fa costantemente ingiustizia, la vera ingiustizia. Il vero nemico è il demonio. È l'accusatore, è l'avversario, colui che avversa la nostra vita, che si mette di traverso, che vuole spingerci lontano dal Signore, che vuole toglierci la fede, che vuole farci cambiare strada, che ci vuole far deviare dalla verità, dal cammino di sequela, di obbedienza alla volontà di Dio, nel seguire le orme del Signore nella storia di tutti i giorni. Ed è istante dopo istante, giorno dopo giorno, che il demonio è pronto a farci del male, a insultarci, a distruggere i nostri pensieri, la nostra mente, la nostra anima, sporcarla, non solo con le concupiscenze, non solo con i pensieri osceni, o i pensieri di vendetta, i pensieri di giudizio, certamente anche quelli, ma soprattutto con quel costante pensiero che visita la nostra mente sul fallimento di noi stessi, sul fallimento delle persone che sono accanto a noi, che non abbiamo qualcuno che davvero ci ami, che davvero ci possa comprendere, che davvero possa accoglierci, perdonarci, rispettarci.
accettarci così come siamo, quella costante mormorazione che sentiamo nel cuore, che viene dal demonio, quel pensiero terribile, costante: no, tu non vali, hai sbagliato, dovresti fare così, avresti dovuto dire quello, avresti dovuto fare così, dovrai fare così, costantemente. Ti alzi la mattina e già dentro c'è questa angustia, questa angoscia di questi pensieri che costantemente vengono a visitarti. Per questo è necessario pregare senza stancarci, istante dopo istante, perché istante dopo istante, senza stancarsi, il demonio ci stringe d'assedio. Il demonio cerca la nostra anima, cerca la nostra mente, cerca il nostro cuore, per strapparci dallo Shema, per strapparci dalla croce, per strapparci dall'amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, amare Dio con tutti i nostri pensieri, amare Dio con tutti i nostri, le nostre decisioni più profonde del cuore, laddove siamo veramente liberi, amarlo con tutte le nostre forze, con il lavoro, con ogni parola, ogni nostro gesto. Lì il demonio è sempre in agguato, costantemente è pronto a tenderci insidie, soprattutto con i pensieri. Per questo, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, perché sono un peccatore. Momento dopo momento, mentre stai in treno, mentre stai in macchina, mentre fai tutto, leggete il Pellegrino Russo, vedete come piano piano questa preghiera diventerà qualcosa di spontaneo, qualcosa di naturale. Allora puoi anche vedere un film e nello stesso tempo tu nel tuo cuore hai questo leggero e dolce e soave mormorio di brezza leggera, che è la brezza dello Spirito Santo, che dentro di te continua a ripetere: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Ma tu veramente pensi di avere un nemico? Perché noi pensiamo che dobbiamo pregare perché qualcosa ci venga dato: bussate, vi sarà aperto, cercate, troverete. Ma che cosa? Il Signore ci dà una chiave per aiutarci a vivere nella preghiera, vivere della preghiera e vivere in preghiera, vivere la nostra vita come una preghiera costante, la nostra vita trasformata in preghiera. E ce lo dice: alla fine dei tempi, quando il Signore tornerà sulla terra, vi troverà la fede? Oggi, se il Signore torna, trova la fede nel tuo cuore? E cos'è la fede? Che cos'è la fede? È Abramo. La fede è Abramo, la fede è avere la certezza che il Signore ci ama, avere la certezza che Dio esiste e che Dio ci ama e che Dio non ci abbandona e che Dio provvede alla nostra vita. Come? Cambiando le sorti della nostra vita? Guarendoci da una malattia? E riconciliandoci con nostro marito quando noi lo vogliamo, e risolvendoci quel problema, il problema di nostro figlio, il problema di nostro nipote, la vecchiaia, la solitudine, che cosa? Che cosa pensiamo che sia la preghiera? Pregare per questo? Pregare gli uni per gli altri significa pregare perché le cose vadano secondo i nostri schemi, anche religiosi se vogliamo, non necessariamente vincere al gratta e vinci o che ne so io, alla lotteria. No, no, è qualcosa di molto, molto diverso. Quando il Signore tornerà, troverà la fede sulla terra, troverà la fede nella tua terra, nella tua famiglia, nella tua vita, in te, la troverà la fede. Guardate che questa parabola, nella quale non a caso appare una vedova, è molto profonda. Che cosa manca a una vedova? Perché si deve rivolgere a questo giudice così cattivo, che non crede in Dio, che non ha nessun rispetto delle persone? Cioè, come dire, una cosa impossibile, impossibile che questo giudice possa ascoltare l'ultima della società ebraica di quel tempo, che era una vedova. Guardate i Salmi, guardate la scrittura, orfani e vedove erano gli ultimi della società. È possibile che un giudice corrotto, un giudice che non crede, quindi corrotto nell'anima, un giudice apostata, possa dare retta e far giustizia dell'avversario, di chi sta distruggendo la vita a questa vedova? È impossibile, è vero, è impossibile. Ma lei scala l'impossibile. Lei non si ferma davanti all'impossibile. Perché? Perché è una vedova. Perché non ha nessuno. Tu hai qualcuno che ancora ti protegga, ti difenda? Ce l'hai? Tu hai chi ti consoli? Cerchi quello? Cerchi una persona? Cerchi del denaro? Cerchi qualche cosa? È quello che cerchi nella preghiera? Oppure sei sola? Veramente sola? Oppure non hai niente, nessuno che possa farti giustizia di questo demone che ti vuole togliere la gioia, la pace, la felicità? Tu stai così? Cosa desidera più di tutto una vedova? Cosa? La cosa più impossibile, la cosa più assurda, ma è la cosa che veramente lei desidera nel cuore, è che il marito torni.
che lo sposo morto, scomparso, possa ritornare ad essere una carne con lei, perché lei è metà, è stata spezzata, non sa con chi consultare, con chi discutere, con chi litigare, con chi consigliarsi, a chi appoggiarsi, in chi chi la difenda, chi abbracciare. È metà, è una vita incompleta, incompiuta. Per questo ha bisogno del suo compimento, ha bisogno che torni il suo sposo. Magari potesse tornare dalla morte il suo sposo, magari potesse tornare dalla tomba e ristabilire la giustizia, cioè ristabilire il suo essere profondo di sposa, una sola carne col suo sposo. Bene, Cristo dice, non a caso, quando il figlio dell'uomo tornerà, quando lo sposo tornerà, troverà la sposa ad aspettarlo? Ecco cos'è la fede, una sposa che attende, una sposa vedova, che ha perso suo marito e che attende l'impossibile, come che questo giudice possa fare giustizia. Una sposa che attende il ritorno dalla tomba del suo sposo morto. Una vedova che attende il ritorno del suo sposo risuscitato. Questa è la fede. Tu attendi così Gesù Cristo. Tu preghi così, con questa ansia, con questo desiderio, con questa forza, con questa intensità, senza stancarti. Signore Gesù Cristo, torna, abbi pietà di me, torna a farmi giustizia, fammi giustizia di questo avversario. Guarda, mi sta dicendo questo, mi sta dicendo quell'altro, mi sta ingannando, mi sta spingendo contro mio marito, contro mia moglie, contro i miei figli, mi sta facendo odiare, mi sta distruggendo con la pornografia, mi sta distruggendo con i giudizi, con le mormorazioni. Ecco, se tu sei assediato e non hai nessuno che ti aiuti, non hai forze, sei l'ultimo della terra, sei l'ultimo, l'ultimo, l'ultima. Non c'è nessuno che possa farti giustizia. Allora sorge in te la fede vera, autentica, e pregherai per quello che è vero, per quello che è autentico. Perché se davvero torna lo sposo e si unisce di nuovo a te, come dice oggi la parola, se tu hai questa fede, se tu hai questo desiderio, se tu preghi così, istante dopo istante, lui torna, torna subito. Torna ad ogni preghiera, ad ogni Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me che sono un peccatore. Lui torna, lui si fa una carne con te, lui ti fa giustizia. Ogni respiro, ogni preghiera, ogni istante, egli viene a essere la sola carne con te. E se tu sei Gesù Cristo, e se tu sei unito a Gesù Cristo, e se Gesù Cristo ti consola, se Gesù Cristo distrugge i pensieri del demonio, se Gesù Cristo dice la verità sulla tua vita, sulla tua storia, sulle altre persone, sulla storia dei tuoi figli, se Gesù Cristo ti illumina perché quella malattia, perché quel problema, tu non chiederai niente altro. Tu potrai entrare nella storia, potrai obbedire senza volerla cambiare. Allora tu stai nella pace, stai nel regno, stai già con Gesù Cristo, alla destra del Padre, sei unito a Lui intimamente. Allora coraggio, ecco perché è necessario pregare senza stancarsi, perché sennò siamo morti, perché sennò il demonio ci distrugge, perché sennò siamo soli. E allora la preghiera invoca il ritorno dello sposo, che ogni preghiera, che ogni istante, che ogni respiro pregato viene a colmare la nostra vita.